allora io cosa ho fatto, ragazzi? Io ho acceso il frigo e ho fatto finta che non avevo visto niente. Oh my god, this is really bad. Buongiorno, gente! Da quanto su questo canale mancava uno story time ricco di juice, come piace a noi. Se avete seguito il mio canale ultimamente avrete notato che ho postato contenuti piuttosto impegnativi dai miei esperimenti in cucina veramente di successo a contenuti prevalentemente sul Netherlands, l'olandese, il fiammingo. Insomma, basta con questi video impegnativi. Oggi siamo qua per rilassarci, quindi respirate la vibe del disagio ed entriamo in questo story time. Oggi vi parlo della mia esperienza lavorativa in Belgio come commessa. Ovviamente ho già fatto un video che parlava di questa esperienza, però vi parlavo di come sono stata licenziata, come questo negozio alla fine, la situazione è degenerata, eccetera. Invece oggi ci concentreremo sugli aspetti che magari hanno fatto venire una dissenteria a metà degli abitanti di Anversa. Chi lo sa, io non lo so, però sì, mi sento abbastanza in colpa a ripensarci e non vado fiera delle mie azioni, ma questo è ciò che è capitato nel lontano 2014. Allora ero molto sprovveduta, ero più giovane, ero meno responsabile di ora, ecco, e avevo anche una consapevolezza della vita diversa rispetto a quella che ho adesso, sicché, please God, forgive me. Ho avuto l'onore estremo, oserei dire, di lavorare in un negozio di prodotti italiani. Vendevamo sia piatti pronti, nel senso cucinati lì sul posto, per esempio avevamo diversi tipi di pasta, desserts, zuppe e compagnia bella, ma anche proprio vendevamo tipo i vini o prodotti confezionati italiani, nonché salumi e formaggi. Per darvi in contesto, la maggior parte dei miei colleghi erano italiani come me, quindi mi trovavo un gran bene. Questo è stato il mio primo lavoro serio che ho fatto in Belgio e quindi ero abbastanza spaesata perché arrivavo dall'Italia, tipo, non so, da pochissimo. E in più non conoscevo un cane di nessuno, quindi le mie uniche conoscenze erano praticamente i miei colleghi. In particolare c'era una collega con cui mi trovavo molto bene, con cui siamo usciti anche qualche volta, poi è diventata un'amicizia che alla fine ho accantonato con gli anni perché whatever. Noi avevamo diversi banchi frigo in questo negozio, ok, dove esponevamo i nostri prodotti. E poi c'era la vetrina che era, come posso dire, qua c'era il frigo e qua a lato c'era la vetrina con le cose esposte, no? Dove esponevamo i piatti del giorno, dessert e robe varie. Non ho mai capito perché, ragazzi, perché non ha un cacchio di senso sta cosa, ma le cose esposte in vetrina non erano refrigerate, cioè c'erano tutti i frigoriferi intorno, ma le cose in vetrina erano a temperatura ambiente, nonché quando c'era l'estate che appunto il sole batteva sul vetro, le cose appunto che erano lì esposte erano esposte al calore, in poche parole, no? E noi ogni fine giornata tiravamo dentro tutte le cose esposte, le mettevamo in una cella frigorifera. Ovviamente le cose che erano da buttare le buttavamo, o almeno così sarebbe dovuto essere. Già capite dove voglio arrivare? Poi alcune di queste cose le riesponevamo il giorno dopo, mentre le cose che erano monnezza, appunto, si rifacevano da capo, tipo che ne so, a volte la pasta, queste cose qua, no? Un giorno c'erano esposte in vetrina dei dessert, per la precisione dei tiramisù. Una signora è venuta a fare delle compere, fra le tante cose che ha preso, perché ha preso diversa roba, mi ricordo, ha anche preso questo tiramisù malefico, ragazzi. Mefitico e io gliel'ho venduto come fosse complimenti. Io gliel'ho venduto appunto non sapendo che fosse in realtà mefitico, andato a male. E niente, poi questa signora giustamente incazzata ha richiamato. Io sapevo fra l'altro che il cuoco aveva preparato il tiramisù proprio in giornata, quindi lì per lì risposto io al telefono e questa era abbastanza incazzata. Io ho detto: senti, guarda, no, cioè non è possibile.
Non è possibile, you must be wrong, perché i tiramisù sono fatti in giornata, cioè mi stai dicendo una boiata praticamente. Però lei poi ha contattato il mio capo, allora lì poi mi sono beccata in mezzo cazziatone perché il cliente ha sempre ragione. E allora poi questa signora mi ha fatto tornare in negozio e gli hanno dato delle altre cose gratis per scusarsi perché sì, effettivamente gli avevo venduto un tiramisù degradato. Ma passiamo al secondo episodio di quando ho venduto delle mozzarelle ammuffite. La commessa dei vostri sogni o dei vostri peggiori incubi. Successo alle 3 del mattino. Questo non è stata totalmente colpa mia. Quest'altro episodio risale anche questo all'estate. Vedete che l'estate è sempre complice di queste intossicazioni alimentari gratuite? Neanche gratuite perché la gente pagava, vabbè, comunque. Abbiamo deciso di preparare delle freschissime insalate per i nostri adorati clienti. Per i nostri adorati clienti. Insomma, il cuoco ha messo insieme queste insalate che comprendevano vari ingredienti, tra cui mais, pomodorini forse e mozzarelline. Arriva una cliente, mi chiede diverse cose, io mi metto tutto nel sacco e dopodiché mi indica una delle insalate esposte. Vi ho raccontato che alla fine di ogni giornata noi prelevavamo le cose dalla vetrina e le mettevamo nella cella frigorifera. La sera prima c'era la mia collega a fare il turno, ha preso e messo tutto nella cella frigorifera, anche delle robe che erano da buttare, tra cui queste famigerate insalate della muerte. E praticamente il giorno dopo, sempre la mia collega che ha fatto l'apertura del negozio, che ha fatto? Ha preso e ha rimesso tutto in vetrina, non controllando cosa effettivamente stava mettendo in vetrina, ovvero delle insalate all'arsenico. Arriva questa cliente, mi indica una di queste insalate fatali e io, ignara del fatto che queste cose girassero all'interno del negozio per almeno 4 giorni abbondanti, oserei dire, sotto la calura estiva della vetrina, prendo e gli metto la suddetta insalatina fresca nel sacco. Paga ed esce dal negozio, io dopo mi metto un po' a sistemare e mi accorgo che un'altra insalata esattamente identica a quella che avevo messo nel sacchetto alla signora 5 minuti prima aveva la muffa sulle mozzarelline. Ora ditemi, cioè io ho vissuto quel pomeriggio con l'ansia che il capo mi facesse un culo quadro, anche perché come vi ripeto io non ero ignara di questa cosa. Ma ora arriviamo allo scandalo numero 3. In questo negozio si maneggiavano alimentari in maniera piuttosto scadente, come avrete capito, e non miravamo ad avvelenare le persone soltanto tramite la vendita dei nostri cibi, ma c'era un coltello in quel negozio che io, oggi come oggi, mi capitasse per le mani un coltello del genere, vi giuro che lo butterei immediatamente e mi andrei a disinfettare subito le mani. A quel tempo non la pensavo così, io e anche i miei colleghi. Usavamo questo cazzo di coltello, era un pezzo di ruggine e noi invece che buttare sto coltello, che voglio dire, non è che ci mancassero i coltelli, ne avevamo a decine di altri, però non so come, ma questo cazzo di coltello infettivo era uno di quelli che veniva più usato in quella cucina. Don't ask me why? Perché non ho buttato quel coltello? In particolare mi ricordo che ci tagliavo la mozzarella già tutta bella liquida, no? Con tutte le gocce di latte che escono a contatto con la ruggine del coltello. Non so l'immagine che oggi mi fa rabbrividire, raga, però innumerevoli persone hanno mangiato la mozzarella nei loro panini tagliata con quel coltello. Un'altra cosa che era prassi comune in quel negozio, non si lavava l'insalata. Allora non ci pensavo, però ovviamente oggi che sono madre, sono passata attraverso una gravidanza e so per certo quanto è importante lavare le insalate, la frutta e la verdura, no? Ripensando a quanta insalata non lavata abbiamo venduto, mi viene male. E questa dell'insalata era una piuttosto soft.
Questa è quella più grave. Come vi ho spiegato, era un grosso banco frigo con diversi prodotti gastronomici, ovvero formaggi e salumi. Ora, una volta ogni tot mesi, noi tiravamo fuori tutti questi salumi e formaggi per dare una pulita al banco frigo, che appunto era molto grande. E allora cosa facevamo? Mettevamo tutti i prodotti nella cella frigorifera. E poi spegnevamo il frigorifero, il refrigeratore, insomma, della, come si chiama? Dell'esposizione, dei prodotti che erano esposti, ma avete capito, insomma. Fino a che non avevamo pulito, dopo riaccendevamo quel frigo e riprendevamo i prodotti dalla cella frigorifera e li riposizionavamo esposti nel negozio. Un giorno, sempre questa mia collega, insieme alla responsabile di negozio, che per chi ha visto già l'altro video sa che era una stronza immane, loro due insieme avevano fatto la pulizia del frigo. Io quel giorno non ero presente al negozio, sono arrivata il giorno dopo. Ecco, la mattina dopo arrivo, sistemo le cose varie, preparo il negozio d'apertura e ragazzi, you guys, mi accorgo che il giorno prima erano state risistemate tutte le cose. Il frigo era pulitissimo, ma non era stato acceso, ragazzi, quindi c'erano da ore e ore diversi formaggi e salumi fuori dal frigo completamente. E io non sapevo cosa fare, cioè mi sono trovata seriamente in difficoltà in quel momento perché sputtanare la mia collega e dire lei ha lasciato il frigo spento, c'è da buttare tutto un intero frigo di roba, che non lo so quanto sarà costata tutta quella roba lì, che è stata tipo almeno 12 ore fuori dal frigo, forse anche di più. E allora io cosa ho fatto, ragazzi? Io lo ammetto con molta difficoltà, ho acceso il frigo e ho fatto finta che non avevo visto niente. Oh my god, this is really bad. Jesus Christ, mi sento male a ripensarci. Me la sono tenuta dentro questa sofferenza, però d'altronde anche questa mia collega era l'unica amica che avevo, quindi capite la posta in gioco, cioè per non mettere nella merda la mia collega. Ho preferito regalare cagotti a un'intera popolazione. Poi è arrivata anche la responsabile di negozio quel giorno e appunto affettavamo i salumi e li guardavo con un aspetto un po' bruttino. E io sapevo il perché, oppure i formaggi, tipo il formaggio, il parmigiano, sapete che quando sta fuori dal frigo, cioè diventa tutto unto, cioè certi formaggi erano diventati un po' unti al di fuori, no? E anche lì io li guardavo e mi prendeva male al cuore, because I knew why they were like that. Dunque, io mi auguro di cuore veramente che nessuno ci abbia rimesso in salute a fronte di tutti questi disguidi, di cui dichiaro la mia parte di colpa. E mi capitasse oggi una cosa del genere, prenderei subito il telefono e chiamerei la mia collega, gli farei presente la storia, nonché discuterei con lei il da farsi. Ovviamente penso sia giusto in questi casi comunque far presente di quello che è successo, anche se ciò significa far beccare cazziatoni meritati, direi, al collega di turno, però anziché far rischiare la salute delle persone che vengono ad acquistare, cioè penso che sia un atteggiamento molto più responsabile quello invece di quello che ho fatto io. Giusto per confortarvi, volevo dirvi che al giorno d'oggi, allora quei negozi erano ben due e al giorno d'oggi ce n'è aperto soltanto uno, il che significa che le probabilità di intossicare la gente sono sicuramente dimezzate rispetto a una volta. Oh my god, poi ora lavoro facendo le pulizie, lasciate solo che io cambi questo lavoro e si aprirà un vaso di Pandora riguardo alle pulizie, perché ragazzi ne ho per 10 video. Quindi tenetevi forte che arriveranno anche quei contenuti. Fatemi sapere qua sotto che tipo di video vorreste vedere, perché sì, le lezioni di olandese le voglio fare se vi interessano, ma comunque sono abbastanza impegnative, devo ancora capire da che parte raccapezzolarmi a riguardo. Fatemi sapere che tipo di video vorreste vedere su questo canale e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Arrivederci.